sindaco tedesco nel suo intervento ha sottolineato un fattore positivo, l'unione di intenti da parte di maggioranza e opposizione, forse mai unite come oggi, nel dire un no definitivo e secco per quanto riguarda solo quella che è un'ipotesi per un inceneritore. Beh, credo che sia un'occasione di coesione molto molto importante, nel senso che l'amministrazione tutta, intesa nella sua completezza, quindi non più come maggioranza, ma come maggioranza e opposizione, quindi come amministrazione che deve appunto regolare le sorti della nostra città e comunque tutelare la nostra città, si è schierata in maniera netta rispetto a questa ipotesi, questa che è soltanto un'ipotesi, ma non è proprio un'ipotesi, visto e considerato che la domanda è stata presentata, è oggetto di una attenzione inevitabile da parte della Regione perché c'è un procedimento in corso, e quindi credo che questo sia un segnale molto importante che si aggancia anche alla possibilità oggi di rapportarci con un altro comune che è quello di Tarquinia, e quindi di creare una sorta di sistema nel territorio che è assolutamente utile laddove vanno prese decisioni importanti, soprattutto per quanto riguarda la salute dei cittadini del comprensorio. Quello che preoccupa di più è che probabilmente è stato presentato il 17 giugno, nonostante la Regione abbia palesemente manifestato una contrarietà ai termovalorizzatori. Questo significa che probabilmente la Regione continuerà su questo percorso e noi ne siamo sicuri e siamo ben felici di questo. Ma questo ci impone una grande attenzione. Cioè, quello che stiamo facendo questa mattina è qualcosa di importante perché cristallizziamo una volontà da parte del Consiglio Comunale e quindi dell'amministrazione del Comune di Civitavecchia di estrema contrarietà alla realizzazione di questo impianto. Ancora a maggior ragione però, proprio per le considerazioni che sono state fatte nella domanda che mi hai fatto e per quello che ho detto anche nel mio intervento, non dobbiamo assolutamente però smettere di essere attenti a controllare il territorio, a controllare quello che sta avvenendo, e quindi non dobbiamo soltanto limitarci a questa presa di posizione, dobbiamo essere presenti e comunque dobbiamo dare un segnale assolutamente forte. La conferenza dei capigruppo ha recepito un indirizzo chiaro che era quello di contrarietà da parte di tutte le forze politiche, devo dire che c'è stato anche uno spirito di collaborazione ampio e condiviso da tutte le forze politiche, quindi il documento è il frutto anche di una sintesi di quelle che sono gli interventi che sono stati fatti dai capigruppo. Per quanto riguarda invece l'efficacia, io mi auguro che chiaramente le istituzioni sovraordinate recepiscano il richiamo che viene fatto oggi dai territori, territori che sono martoriati dalle servitù che insistono da molti anni, da circa 70 anni ed oltre, e che non ci possiamo più permettere. Quindi lo spirito del documento è quello di chi dice non solo non vogliamo ulteriori servitù ambientali, ma vogliamo ridurre quelle che già oggi purtroppo gravano su questi territori, che non ne possono ospitare di ulteriori, quindi no a qualsiasi forma di combustione di rifiuti, no a qualsiasi ulteriore forma di trattamento, no assolutamente a pensare minimamente ad una combustione di rifiuti attraverso la centrale Enel, per esempio. Tengo a precisare che, contrariamente a quanto è apparso sulla stampa locale oggi, io non ho mai dato alcun tipo di sponda o di apertura a impianti di biogas piuttosto che termovalorizzatori. Per cui personalmente ritengo assolutamente fuorviante e privo di fondamento quello che è apparso quest'oggi sulla stampa, non è questo il mio pensiero. Il Comune di Civitavecchia è fermamente contrario all'aggravio del territorio di ulteriori servitù, e quindi che sia di natura di combustione ma anche di biogas, il territorio è assolutamente fermo, quel Comune di Civitavecchia non prende minimamente in considerazione delle strade alternative, quindi questo ragionamento non mi appartiene, lo smentisco categoricamente, e quindi farò le opportune azioni affinché venga sicuramente fatta chiarezza, e quindi arriverà una secca smentita che già è rappresentata da questa intervista rispetto a quello che
a quello che è stato diffuso oggi. Per quanto riguarda invece i lavori del documento, la conferenza dei capigruppo ha recepito un indirizzo chiaro, che era quello di contrarietà da parte di tutte le forze politiche. Devo dire che c'è stato anche uno spirito di collaborazione ampio e condiviso da tutte le forze politiche, quindi il documento è il frutto anche di una sintesi di quelle che sono gli interventi che sono stati fatti dai capigruppo. Per quanto riguarda invece l'efficacia, io mi auguro che chiaramente le istituzioni sovraordinate recepiscano il richiamo che viene fatto oggi dai territori.